Ancora natura su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi faremo una ghirlandina pasquale veramente deliziosa. Io l'ho pensata per la Domenica delle Palme, per portarla in chiesa e farla benedire e lasciare così in casa il ramoscello di ulivo in una forma un pochettino più artistica e più graziosa da vedere. Cosa ci serve? L'ulivo e tanta creatività. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamola a creare insieme. Ed ecco l'occorrente per preparare la nostra ghirlandina per la Domenica delle Palme, da tenere poi in casa tutto l'anno come simbolo di pace e amore. Allora, innanzitutto dell'attaccatutto, forbici, delle pinze, un tagliabalza, una matita, un ovetto e poi le anime. Allora, come anima della nostra ghirlandina potete usare del fil di ferro comune o del fil di ferro da giardinaggio, questo verde, che è anche più indicato secondo me, primo perché è più malleabile e secondo perché essendo già verde si presta benissimo ai lavoretti di creatività, un pochino di spago o di corda o di qualunque cosa voi abbiate e forse userò anche questa rafia animata. Tutti questi elementi sono del tutto facoltativi e commutabili con altri. Io uso questi perché ho questi a casa, ma voi, presa l'idea, sviluppatela a modo vostro. Sicuramente però un elemento che non potrà mancare oltre al fil di ferro è l'ulivo. I ramoscelli di ulivo freschi, noi li abbiamo colti ieri per i campi, come vi ho scritto su Facebook, con cui appunto adornare la nostra ghirlandina. Prendiamo subito del fil di ferro e la pinza e prendiamo la quantità di fil di ferro che ci sembrerà necessaria. Potete farle grandi, piccole, di qualunque misura voi vogliate. Io ho questo fil di ferro da giardinaggio che è abbastanza sottile e malleabile, forse un po' troppo malleabile, e allora lo abbinerò con appunto la rafia animata, anch'essa molto malleabile ma anche molto molto ornamentale. Prendo i miei due fili e li unisco e comincio a farli girare insieme legandoli l'uno all'altro a cordoncino, visto? Dopo aver arrotolato tutto più o meno al centro, quindi elimino tutti gli eccessi, prendo il centro e al centro piego a metà e tac, mi aiuto anche con la pinza per piegare ben bene i due fili di ferro. Così, fatto questo, do la forma di un cuore che verrà quasi automaticamente, insomma la do così sommariamente facendo agganciare le due estremità inferiori, quindi svolto quello che avevo fatto prima e lo leggo con l'altro lembo. Così, se non riuscite a farlo con le mani, aiutatevi anche questo con la pinza. E adesso, naturalmente, diamo ben bene la forma del cuore. Arrivati alla nostra forma, prendiamo dell'ulivo e tagliamo i ramettini. Piano piano, sempre con il fil di ferro, assicuriamoli tutto attorno alla struttura, partendo proprio dalla parte centrale. Allora, prendo un pezzo, taglio, e piano piano qui per esempio faccio un giro e lo leggo. Voilà. E piano piano compongo così tutta la mia ghirlandina.
benissimo, arrivati a questo punto cerchiamo di abbellire ulteriormente la nostra ghirlanda con un passaggio di nastro che vada ad arricchire tutto attorno il suo percorso, quindi cominciando dalla fine in cui la bloccherò, ok, qui comincerò a far girare questo nastro di pizzo tutto attorno alla ghirlandina e comincio a ruotarlo. Arrivati alla fine, lasciamo leggermente uno sbaffo in più e con un punto di colla, con quello insomma che abbiamo a disposizione, rabbocchiamo il tutto e chiudiamolo visto sotto la finale del cuore. Io userò dell'attaccatutto. Mettiamo un attimino da parte la nostra ghirlandina. Adesso prendiamo un ovetto di carta, se invece lo trovate di polistirolo non usate la colla attaccatutto ma usate la colla a caldo, e stendiamo un punto di colla su tutta la lunghezza. Se volete possiamo farlo da una parte e dall'altra. Facciamo una rotellina con della corda, quindi cominciamo a fare una piccola rotellina arrotolando la corda su se stessa. Quando con la rotellina siamo arrivati quasi a un centimetro, mettiamo un punto di colla sul satelino dell'ovetto e appiccichiamola. Ci servirà appunto da guida per poter arrotolare il resto della nostra corda. E continuiamo piano piano ad arrotolare tutto attorno. Ed ecco qua il nostro ovetto finito. Adesso mettiamo un punto di colla al centro, solo al centro, attenti a non sporcare tutto. Prendiamo un po' di corda, la lasciamo fuori e partendo da un po', quindi un po' fuori e partendo da un determinato punto, facciamo tre giri, uno, torniamo su e facciamo un nodino con il primo capetto. Quindi questo lascio fuori, metto nuovo un puntino di colla qui e un puntino di colla anche sul capetto e faccio tre giri anche da questo lato, quindi uno, e fatto ciò assicuro il primo al secondo capetto con un bel nodino e avremo questo ovetto carinissimo fatto tutto in orizzontale con le tre striscette in verticale che vanno sui quattro lati. Ora, se voglio, qui faccio un fiocchetto, lo assicuro col doppio nodo sulla sommità, una cosa molto semplice, e i lembetti invece li tiro su così e li leggo alla ghirlandina. E faccio proprio un nodino che faccia scendere però fino al centro il mio ovetto. Adesso per appenderla non mi rimane altro che mettere due pezzetti di fil di ferro sulle parti alte. Non mettetelo qui al centro e tirate, perché questo darebbe minore stabilità alla vostra ghirlandina. Quindi cosa vi consiglio? Mettiamo qui due pezzetti di fil di ferro o di corda, vi faccio vedere, o di questo filo animato, e poi casomai facciamo passare un cordoncino qua in mezzo.
Adesso quindi il nostro cuoricino è pronto per essere appeso da questi due occhielli che terranno su anche le parti tondeggianti del cuore. L'ovetto spingerà in basso la V del cuore. Se invece avessimo messo un fiocco qui, questa avrebbe tirato verso l'alto la chiusura del cuore e non sarebbe andata bene. Io capisco che da qui non state vedendo niente adesso. Poi qui metterete un laccetto a triangolino così. Due, questa volta penso che le fotine le farò da appese, se no voi non capirete nulla. E se ne farò qualcuna più piccolina di ghirlandina, vi lascerò invece le foto. E adesso, visto da qui, tac tac, io appenderò la mia ghirlandina. E poi, se proprio voglio abbellire il tutto, faccio un fiocchettone sempre in corda, chiudo al centro. È venuta molto shabby chic questa ghirlandina. Chiudo, uno e due, e lo leggo proprio qui, quindi un finto fiocco decorativo. Ed ecco qua, tutto pronto per essere appeso e festeggiare in maniera elegante la mia Pasqua. Fiocchetto, cordini, occhielli, ghirlanda a forma di cuore e ovetto al centro. Fatelo benedire la Domenica delle Palme e potrete avere un elemento decorativo che porti tanta pace e serenità all'interno della vostra casa, piuttosto che il solito ramoscello di ulivo che poi si va disperdendo in un cassetto e non lo si vede più. Chi l'ha visto l'ha visto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, regalatemi un pollice in su, tutto ricoperto di ulivo. E adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Visto che bella la nostra ghirlanda pasquale, piena di natura e piena di sentimento, e ci accompagnerà così per tutto l'anno, non come quel rametto che noi magari poi mettiamo dietro un quadretto, dietro un posto e dato dimenticato, ma che possiamo tenere sempre in bella mostra come ricordo di un attimo di creatività e di un attimo di pensiero rivolto appunto a questa festa meravigliosa che è la Pasqua. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su e soprattutto iscrivetevi sia sul canale qui su Arte per Te che sulla pagina Facebook, su Instagram, sul blog. Vi metto il link nel box informazioni e vi aspetto sempre con Gabriele nel nostro secondo canale, dove ci stiamo divertendo a creare tantissime ricette pasquali. Vi aspettiamo anche lì. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buona Pasqua e ci rivediamo al prossimo video, ciao!